Il comune di Buccinasco ha celebrato il 77° anniversario della liberazione con la cerimonia istituzionale davanti al municipio di Via Roma e la commemorazione ai caduti insieme all'Ampi di Buccinasco, sezione Fulvio Formenti, e al Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi. Presenti anche la banda civica Giuseppe Verdi, cittadine e cittadini, associazioni. La manifestazione è iniziata al Giardino dei Giusti in via Manzoni. Qui sono state inaugurate due nuove targhe dedicate a Tina Anselmi, staffetta partigiana e ministra della Repubblica, e a Giorgio Perlasca, che salvò migliaia di ebrei. Nel corso della mattinata anche la consegna delle benemerenze civiche, il premio Castellum, a cittadine e cittadini che si siano distinti per i loro meriti civici, sociali, professionali e artistici. I premiati: Luigi Mancino per il suo impegno civico con l'associazione Croce Verde Soccorso, rappresenta un esempio concreto di generosità, impegno costante e volontariato, in particolare per l'aiuto profuso nel sostegno all'Ucraina. Raffaella Mezzopane per il suo impegno sociale, rappresenta un esempio concreto di abnegazione, umanità e impegno a servizio della cittadinanza, grazie alla sua professione medica e alle testimonianze raccolte sull'esperienza della pandemia. Severina Mozzon e Maurizio Cavalli per il loro impegno sociale rappresentano un esempio concreto di generosità e attenzione per l'altro, in particolare per l'impegno profuso nell'accoglienza e nella cura delle persone. Laura Fedele per il suo impegno artistico rappresenta un punto di riferimento nel panorama della musica jazz in Italia e all'estero. Francesca Grillo per il suo impegno civico, grazie al suo lavoro giornalistico sul territorio ha fatto della sua professione uno strumento potente di lotta contro le mafie e testimonianza preziosa per la cittadinanza e le giovani generazioni. Per finire, per il secondo anno, l'amministrazione comunale ha consegnato ai diciottenni di Buccinasco una copia della Costituzione italiana.